Benvenute nel nuovo tutorial Cucire con Burda. Oggi confezioniamo insieme la camicetta modello 404 tratta da Burda Curvy autunno-inverno 2021. La camicetta è molto seducente grazie al bellissimo chiffon trasparente. Con stampa floreale di C. Paoli, il modello è ricco di eleganti dettagli, come ad esempio la baschina stondata ai lati, il taschino sul petto, le maniche arricciate e lo scollo appunto smock. Un capo per sentirsi sempre chic e femminili. Oltre al solito occorrente per il cucito, avrete bisogno di filo elastico, bottoni e rinforzo termoadesivo. Per iniziare, ricalcate le parti da 21 a 29 del foglio tracciati. Disegnate direttamente sulla stoffa le parti A, B e C. Poi riportate tutti i contrassegni sulla stoffa. Stirate il rinforzo sul lato rovescio delle parti B e C in stoffa. Per questo modello utilizziamo la macchina per cucire Excellence 580+ di Elna. Vi consigliamo di rifinire i margini con il punto overlock. Nel caso la vostra macchina per cucire non disponga di questo punto, utilizzate un punto zigzag. Iniziamo con le parti della baschina. Cucite le parti davanti della baschina alle parti davanti del corpino, dritto contro dritto, numero di congiunzione 1, e la parte dietro della baschina alla parte dietro del corpino, numero di congiunzione 2. Unite i margini, rifiniteli e stirateli verso l'alto. Prossimo step, il taschino sul petto. Piegate il taschino a metà lungo la linea di piegatura, dritto contro dritto. Sovrapponete i bordi e cuciteli, lasciando un tratto di cucitura aperto per rivoltare la parte. Rifilate i margini, rivoltate il taschino. Stiratelo e appuntatelo sulla parte davanti sinistra, in corrispondenza della linea d'incontro. Poi cucitelo a filo del bordo esterno. Proseguiamo con le spalle e ripieghi scollo. Sovrapponete i bordi delle spalle dritto contro dritto, numero di congiunzione 4, e cuciteli molleggiando leggermente il bordo delle spalle del dietro. Ora sovrapponete le parti del ripiego dritto contro dritto e chiudete i bordi delle spalle, numero di congiunzione 5. Rifinite i margini delle cuciture eseguite e stirateli aperti. Rifinite il bordo inferiore del ripiego, cucite poi il ripiego al bordo dello scollo, stirate il ripiego verso l'interno e fissatelo sui margini delle cuciture delle spalle con un paio di punti a mano. Disponete il filo elastico sul ripiego a 6 mm di distanza dal bordo dello scollo e cucitelo a punto zigzag. Fate bene attenzione a non comprendere il filo elastico nella cucitura, altrimenti non riuscirete più a tirarlo. Lasciate sporgere il filo elastico dalle estremità della cucitura, poi cucite un secondo filo elastico a 1,2 cm di distanza dal bordo dello scollo. Tirate i fili elastici fino a raggiungere l'ampiezza indicata per la vostra taglia e annodate le estremità. L'ampiezza è indicata nella rivista. Ora passiamo alle cuciture laterali e all'orlo. Cucite i bordi laterali partendo dal numero di congiunzione 6 e terminate in corrispondenza del segno d'apertura, saldando bene le estremità della cucitura. Rifinite i margini e stirateli aperti. Un piccolo consiglio per ottenere un orlo stondato perfetto. Eseguite una cucitura a 7 mm di distanza dal bordo e stirate il bordo verso l'interno lungo tale cucitura. Ripiegate all'interno il margine dell'orlo, stiratelo, rimboccatelo e impunturatelo a 7 mm parallelamente al bordo dell'orlo. Ora passiamo alla lista a bottonatura. Piegate le liste a metà nel senso della lunghezza con il dritto all'esterno. Stiratele e cucite i bordi aperti sui bordi delle parti davanti, dritto contro dritto. Numero di congiunzione 3. Stirate i margini di cucitura verso le liste. Piegate le liste verso l'esterno, lungo la linea di piegatura e cucite il lato corto inferiore e superiore. Rivoltate le liste, stiratele lungo la linea di piegatura e fermate il bordo interno con gli spilli. Impunturate le liste dal dritto al filo della cucitura d'attaccatura, comprendendo così il bordo interno. Lavoriamo le linguette delle spalle. Piegate le linguette delle spalle a metà, nel senso della lunghezza, con il dritto all'interno e cucite solo il lato lungo. Stirate i margini aperti. Rivoltatele e stiratele facendo coincidere la cucitura al centro. Disponete le linguette al centro di ciascuna cucitura delle spalle e appuntatele sugli incavi manica. Prossimo step, l'arricciatura sulla parte A delle maniche. Eseguite una cucitura a punti lunghi a 1,5 cm di distanza dal bordo superiore della parte A e altre due cuciture a intervalli di 6 mm al di sotto della prima. Tirate i fili fino a raggiungere la lunghezza del lato inferiore della parte manica 26. Sovrapponete la parte superiore a quella inferiore della manica, dritto contro dritto, e cucitele. Rifinite i margini uniti e stirateli verso l'alto.
Ora passiamo alle maniche e ai polsini manica. Lungo il bordo inferiore delle maniche eseguite due cuciture parallele a punti lunghi. Tirate i fili e arricciate il bordo in misura della lunghezza del polsino. Piegate i polsini a metà nel senso della lunghezza e stirateli. Poi piegate verso l'interno il margine di un lato lungo e stiratelo. Cucite l'altro lato lungo dei polsini, quello con margine non ripiegato al bordo inferiore delle maniche. Stirate i margini verso i polsini. Chiudete la cucitura delle maniche e dei polsini. Rifinite i margini e stirateli aperti. Piegate i polsini a metà verso l'interno e appuntate il bordo con margine stirato sulla cucitura dell'attaccatura. Naturalmente, il margine con bordo stirato si può anche imbastire. Impunturate i polsini dal dritto della stoffa a filo della cucitura d'attaccatura, comprendendo il bordo interno. Attaccate le maniche agli incavi manica, comprendendo il margine della linguetta. Rifinite tutti i margini e stirateli verso la manica. Rifinite anche l'altra estremità della linguetta, piegatela verso l'interno e, per evitare che fuoriesca, cucitela semplicemente con qualche punto a mano. Ora mancano solo i bottoni e gli occhielli. Lavorate gli occhielli nella lista destra. Inserite il bottone scelto nella guida del piedino per asole e montate il piedino nella macchina per cucire. La lunghezza dell'occhiello viene determinata automaticamente in base al diametro del bottone inserito. Tagliate gli occhielli con cautela con l'aiuto del taglia asole. Attaccate i bottoni a mano nella lista sinistra. Ed ecco terminata questa splendida ed elegante camicetta. Speriamo che il nostro tutorial vi sia piaciuto. Seguiteci sui social e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi i prossimi tutorial. Ringraziamo i nostri sponsor, Elna per le macchine per cucire e C. Paoli per il tessuto. Arrivederci al prossimo tutorial!